Nonostante le continue raccomandazioni da parte dei lavoratori, ieri dalla prefettura non sono arrivate nuove risposte dall'azienda. Ecco, adesso voi sindacati quali azioni di lotta mettete in campo nuovamente? L'incontro di ieri è stato assolutamente amaro per quelli che sono i rappresentanti dei lavoratori. È stato veramente sconcertante il fatto di arrivare nel palazzo della prefettura e sentirsi dire dall'azienda che non esiste un piano industriale e non si sa ancora qual è la decisione che verrà presa in futuro per il sito industriale di Vado Ligure. Questa mattina è stato concordato quindi dalla tensione che si è innalzata ieri nell'assemblea dei lavoratori di essere davanti tutti ai cancelli insieme ai lavoratori dell'indotto, perché non è possibile a oltre un anno e mezzo dai contratti di solidarietà e della cassa integrazione non avere un piano industriale e sentirci dire da quello che sono il consiglio di amministrazione che non esiste ancora un piano industriale alternativo a quello che potrebbe essere il carbone o una decisione su cosa si vuol fare. La nostra paura, il nostro timore grandissimo è che si voglia abbandonare veramente tutto e non si voglia fare più niente nel nostro sito di Vado Ligure. Il problema vero è che qua c'è una vera devastazione sociale. Tutti quelli che sono le condizioni di quest'anno hanno portato a una desertificazione industriale. Riteniamo fondamentale ed indispensabile che anche il governo faccia la propria parte, perché negli incontri che abbiamo avuto a Palazzo Chigi l'impegno era che entro il 30 settembre doveva esserci un monitoraggio della centrale di Vado Ligure e di questo sito per vedere quali potevano essere le alternative se non si voleva continuare a realizzare un progetto carbone. La verità è che a oggi non c'è assolutamente niente e siamo stati abbandonati sia sicuramente dal governo e riteniamo indispensabile riuscire a ritornare su questa strada. Ecco, questa mattina in assemblea avete deciso di organizzare uno sciopero il prossimo 10 maggio. Noi manderemo alla commissione di garanzia quello che è la dichiarazione di sciopero, perché dal 10 maggio noi inizieremo quello che è lo sciopero reale e completo di quelli che sono gli impianti. L'11 maggio andremo a Roma e avremo un incontro con tutti i delegati di tutti gli altri siti di Tirreno Power per confrontarci, perché la nostra lotta deve essere la lotta di tutta Tirreno Power.